Più che a me dovete dirlo al sindaco, puntata ridotta a oggi perché purtroppo ci sono stati dei disguidi, eh, non solo tecnici ma anche di impegni. Eh, però per fortuna abbiamo con noi il sindaco. Allora, eh, so che sei reduce da Milano. Esatto. E perché, che siete andate a fare a Milano? C'era il forum delle famiglie, anzi della famiglia. Perché... Dove non ha partecipato Berlusconi. Dove doveva andare Berlusconi e poi non è potuto andare più. Senti, che <ride> rubo! Io sono venuto a fare il sindaco qua, non a fare polemiche con Berlusconi. Anche perché in questo momento io ho una passione per quelli in difficoltà, i deboli, gli scocchiati, quelli che si impernacchiano, è più forte di me. Da quando ero piccolo ho sempre preso le difese. Se continuano, come posso dire, questo attacco anche Maramaldo nei confronti di un uomo che sta, come posso dire, in una difficoltà estrema. Finiranno per farlo diventare simpatico veramente. Okay. Quindi cambiamo argomento. Insomma. Cambiamo argomento. Eh, io te lo devo dire perché comunque è venuto fuori come problema. Eh, sempre più c'è questo dire, non tanto sulle vicende del comune, ma soprattutto della regione, sulla storia dell'incompatibilità no? fra De Gennaro consigliere regionale, regionale, regionale e la uh, possibile soluzione ad alcuni problemi per esempio per quanto riguarda discorsi di sede della regione infatti abbiamo di sede? della regione abbiamo un servizio che pregherei la regia di mandare in onda come di non è partito siamo in diretta in corsa contro il tempo, la Regione Puglia deve entro il 28 febbraio trovare una nuova sede per gli uffici dichiarati inagibili dai tecnici dello Spesal. In queste ore circola l'ipotesi che possano essere ospitati nel centro direzionale del San Paolo, individuato sulla base di una ricerca di mercato. Ma la soluzione per la regione sarebbe antieconomica e così in queste ore si sta valutando la possibilità di utilizzare palazzi di proprietà del governo regionale. In particolare negli immobili sul Lungomare, l'attuale sede della presidenza è quello che ospita l'assessorato alle risorse agroalimentari. Tutto però dipenderà da Roma, alcuni piani dei due edifici infatti ospitano i dipendenti dei ministeri dell'agricoltura e delle infrastrutture per questo l'assessore al bilancio michele Pedillo, sarà a roma nei prossimi giorni per trovare un'intesa a bari ci sono questi due palazzi sul lungomare dove oggi c'è l'assessorato all'agricoltura e c'è la presidenza della giunta sono due immobili prestigiosi che in parte non sono a nostra disposizione quindi con i ministeri competenti stiamo verificando l'ipotesi di, di poter eh, prenderli nella loro interezza e questo ovviamente ci darebbe la possibilità di usarli eh, completamente e di avere altri spazi. Quei due palazzi più quello nuovo che stiamo costruendo a Iapigia certamente soddisferanno nel giro di poco tempo l'intera nostra esigenza. La soluzione del centro direzionale infatti non convince, anche perché per legge la Regione dovrebbe sottoscrivere un contratto di locazione di minimo tre anni, ma tra un anno esatto sarà pronto il nuovo edificio in costruzione, sede di tutti gli uffici, compresi quelli inagibili, il che tradotto in termini economici vorrebbe dire uno spreco per la Regione Puglia che dovrebbe pagare inutilmente un affitto per due anni. Ancora non è stata presa nessuna decisione, si sta valutando ancora anche questa ipotesi provvisoria, la migliore ovviamente possibile, la più compatibile anche con le esigenze finanziarie ed economiche della regione che ormai valutiamo sempre con grande cautela e grande attenzione. Anche perché c'è un'altra questione, che la legge impone un contratto triennale nel caso di utilizzo del centro direzionale, quando invece la nuova sede della regione sarà pronta tra un anno. Sì, c'è anche questa condizione, dovremmo verificare. Diciamo, è una pratica ancora da istruire. Intanto la notizia di poter utilizzare il centro costruito dalla societaria Bersaglio, che fa capo al gruppo De Gennaro, ha sollevato la protesta dell'opposizione. Il capogruppo del PDL Rocco Palese ed il consigliere regionale Michele Boccardi hanno presentato un'interrogazione al presidente della giunta e all'assessore regionale agli affari generali e ai consiglieri contratti appalti. La minoranza chiede alla giunta regionale di accertare se le opere realizzate con fondi europei possano essere oggetto di cambio di destinazione d'uso nei dieci anni dalla loro realizzazione e ancora domandano se non sia inopportuno che un edificio oggetto di un'inchiesta giudiziaria divenga sede di uffici regionali.